Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Design. Come sempre siamo qui in postazione, io sono Alessia E io Nicola. e oggi abbiamo con noi un ospite molto speciale. È Adriana Delfino ed è un'imprenditrice, una stilista di base a Torino che ci parlerà un po' del suo lavoro. Ciao Adriana! Ciao, buongiorno a tutti innanzitutto. Buongiorno Adriana, allora è un vero piacere averti con noi innanzitutto e grazie per Grazie, aver piacere anche mio. accettato di farti intervistare da Istituto Italiano Design. Noi per Grazie. cominciare vorremmo chiederti da dove nasce la tua passione per la moda? Allora, nasce da molto lontano, ma da molto tempo fa, praticamente dall'infanzia. Io avevo uno zio sarto, poi anche la madrina era sarta. Quindi un po', diciamo, l'aria della sartoria era un po' nel mio DNA in qualche modo. Respiravo un po' l'odore dei tessuti, del gesso che tracciava i segni sul tessuto. E poi soprattutto una cosa che mi è rimasta sempre nella memoria e che continuo a portare avanti sono i gesti che si fanno in sartoria, quelli appunto di chi realizza i vestiti e che per me hanno un valore ancora oggi un po' rituale. E infatti cerco anche di tramandarli attraverso i corsi che faccio, far capire che la sartoria è un luogo in cui nascono delle cose attraverso delle idee, non è soltanto un posto dove si cuce, ma dove si realizzano anche dei sogni. Ecco, Ecco, vedi, questo è un po' il una storia che parte da gruppo. lontano, proprio la tua. Sì, da lontano, esatto. Allora, ti volevo chiedere poi, abbiamo visto un pochino che le collezioni a cui hai dato vita sono tantissime, ma da dove prendi tu l'ispirazione per creare tutto questo? E qual è poi quella a cui sei più affezionata, se riesci a dircelo, perché Allora, saranno tantissime, quindi è un po' difficile, però proviamoci. infatti, allora, tenuto conto che sono ormai 30 anni che faccio questo mestiere, che per me è un mestiere, che è più che una professione, secondo me il valore della parola mestiere è più importante. L'ispirazione è un mistero, sinceramente. Ancora oggi, appunto, dopo 30 anni, io non so esattamente da dove arriva. E spesso, devo dire, insomma, riflettendo su questa cosa, spesso arriva dai materiali, magari incontro materiali interessanti e da lì nasce la scintilla. Altre volte può nascere da qualsiasi altra cosa, che ne so, da un'esperienza, un viaggio, un film, una mostra, uno spettacolo teatrale, insomma, un libro. Ecco, l'ispirazione è qualcosa di talmente libero che è veramente difficilissimo da definire, per cui continua a essere un mistero nonostante tutti questi anni di lavoro. E allora, pensando alle collezioni a cui sono affezionata, vabbè, ce ne sono chiaramente tante, però ce ne sono, ecco, ragionando su questo, ce ne sono un paio a cui sono più affezionata rispetto ad altre. Una è una collezione ormai di un lontanissimo 2002. Che si chiamava Air. L'ho presentata durante una mostra molto bella, molto importante. Era una mostra fatta a Palazzo Carignano qui a Torino insieme al maestro Roberto Capucci, che per me è un grande nome, ma non solo per me, ma per la storia della moda italiana e forse anche oltre. Io ero incinta del mio primo figlio. E questa collezione era fatta di abiti da sera realizzati in tulle, ripieni di altro tulle con dei fiori di seta inseriti nel tulle. Che Quindi aveva meraviglia. questa forma gonfia che riprendeva probabilmente la condizione in cui io ero in quel momento. E quindi quella è stata una collezione che mi ricordo molto bene, anche perché ho potuto conoscere appunto il grande maestro, ho potuto vivere una situazione veramente molto bella per me. In qualche E poi modo, un'altra collezione, come? scusami, no, dico in qualche modo c'è anche una valenza affettiva, diciamo, in quello che hai Ah sì, creato. sicuro, ci sono dei ricordi particolari in quel momento particolare della mia vita, ma poi Certo. alla fine il lavoro ha sempre in qualche modo un aggancio con la realtà, con quello che vivi in quel momento, almeno per me è sempre stato così. E poi un'altra collezione a cui sono molto affezionata è White Gothic, con cui tra l'altro ho fatto realizzare anche un video, una specie di piccolo film con una coppia di artisti. Ed è una collezione realizzata con dei tessuti antichi, un lino antico tutto tessuto a mano, per cui che nasce da un materiale apparentemente povero per quando è stato realizzato, ma che oggi è diventato preziosissimo perché
è un materiale introvabile. E quindi sono anche quegli abiti da sera. Entrambe queste collezioni poi sono state, le ho anche messe in alcune mostre, hanno frequentato luoghi che non sono quelli classici dell'atelier, per cui gallerie d'arte, chiese sconsacrate, insomma situazioni più artistiche che forse che non di moda, ecco. Infatti quello che volevo proprio chiederti, cioè, osservando le tue proposte si vede che il design contemporaneo e l'arte comunque influenzano quello che tu fai, i tuoi abiti, come dicevi tu, appunto sono diventati installazioni artistiche, sono diventati video artistici e sono stati presentati anche in uno short film. Quindi per te cos'è davvero la moda? Cos'è? Cioè è una, più che altro una contaminazione? Che cos'è per Adriana Delfino? Allora, partendo dal presupposto che io ho sempre detto e ridetto che la moda non è arte, perché se diventa arte non è più moda. Non è più moda, nel momento in cui un abito lo metti in una bacheca non è più moda. Sì. E quindi siccome io voglio fare moda, io non sono un artista, ma faccio moda soltanto, anzi soltanto, faccio moda, diciamo senza mettere soltanto, ecco. Però l'arte è un grande bacino di idee, per cui io ho sempre collaborato con artisti in modi differenti, ho sempre avuto contatti con il mondo dell'arte proprio per acchiappare idee, perché quello è la linfa poi che nutre il lavoro che faccio, e rispettando assolutamente gli artisti, nel senso che non mi metterei mai in confronto con un artista, perché sono due mondi completamente diversi. C'è stato sempre uno scambio molto piacevole, molto proficuo, secondo me da entrambe le parti, ma questo fa parte della storia della moda, da sempre, insomma, i creatori di moda hanno attinto al mondo dell'arte, quindi è una cosa, secondo me, naturale. Io che sono un pochino più, diciamo, il nerd della coppia, sono stato un pochino attratto molto di più da queste cose più tecnologiche, come la collezione LED 3 Times, che è realizzato con... che è stato realizzato con supporto di questi 300 LED. E quindi ecco, volevo quello chiedere... è... Dici, raccontaci. Quello è stato un momento interessante, perché c'è stata la parte moda, c'è stata la parte, diciamo, ingegneristica, e poi c'è stata la parte artistica, perché la collezione in realtà è nata in collaborazione con un artista, Andrea Massaioli. Ci siamo incontrati, ci siamo stati presentati da un'amica comune che è un critico d'arte, e abbiamo cominciato a frequentarci amichevolmente. Poi io l'ho un po' introdotto nel mondo della moda, di cui lui era totalmente a digiuno. Gli mandavo delle immagini, delle cose interessanti che secondo me erano le mie ispirazioni, le cose che piacevano a me del mondo della moda. Lui è rimasto affascinato di questa cosa che non conosceva assolutamente, e abbiamo cominciato a pensare di realizzare qualcosa insieme. Lui stava lavorando su il concetto di chakra, quindi che vedeva come dei punti luce, e quindi io stavo lavorando in quel momento invece sul concetto proprio di passaggio del tempo nell'ambito della storia della moda, per cui abbiamo pensato di realizzare insieme questi tre abiti, che sono per me i tre, rappresentano tre secoli di moda, quindi 700, 800 e 900. Lui ha immaginato su queste strutture di crinolina bianca, praticamente quasi trasparente, delle luci che ricordassero il concetto suo su cui stava lavorando e che riprendessero anche un po' la forma degli abiti. Abbiamo coinvolto questo ingegnere che probabilmente ci ha visto come due pazzi, e quindi abbiamo installato questo circuito di LED su questi abiti, che si può spegnere e accendere, che diventa quasi una cosa autonoma, come se l'abito diventasse una cosa sé stante che fa quello che vuole, no? Che si accende e si spegne in determinati momenti. E chi lo indossa è praticamente, ecco, lì non è più quasi il concetto di moda, perché in realtà sì, sono abiti portabili, ma la vedo difficile che qualcuno vada in giro, certo, con un abito che si accende e si spegne. Però era creato proprio per una situazione artistica, infatti c'era proprio il coinvolgimento di un artista. Io mi sono messa un po', come dire, ho ragionato sulla forma, la forma è una mia invenzione, però mi sono messa un po' in secondo piano rispetto all'idea artistica. Ecco, la moda lì c'è, ma è, secondo me, è un pochino più in basso rispetto all'arte. E hai già in mente di cosa si occuperà la tua prossima collezione, i tuoi prossimi lavori? Ma un'idea precisa non c'è. Mi piacerebbe tornare a un materiale che ho utilizzato già parecchi anni fa, che era un materiale assolutamente, che ho scoperto così,
che è il talco. Io avevo realizzato una collezione di gioielli di talco, che è questo materiale che pochi conoscono, perché in realtà sarebbe un metallo, però è molto friabile. E, siccome qui in Piemonte esiste l'unica cava di talco, penso, di tutta Italia, e avevo cominciato a lavorarlo, avevo realizzato questi gioielli che riprendevano un po' al suo tempo la forma della croce, quindi avevo lavorato sul concetto di croce, di varie forme, e mi piacerebbe tornare un po' a lavorare quel materiale che mi aveva dato delle grandi soddisfazioni. E poi io continuo, per esempio, a fare i miei corsi di moda anche per bambini, che è una cosa che mi appassiona tantissimo, perché l'esperienza che uno ha acquisito non ha nessun senso se tu non la tramandi a qualcuno, diventa una cosa inutile. E allora a chi tramandarla se non ai bambini, che sono effettivamente proprio le generazioni future? E altrimenti tutto quello che noi abbiamo acquisito come patrimonio nazionale, che secondo me è l'artigianato, andrà perduto, perché purtroppo oggi diventa tutto molto visuale, molto poco reale, no? E invece bisogna tramandare proprio il fare, che è la cosa fondamentale, che non vada perduta. Certo. E questi sono poi i progetti. Allora, a questo punto, per chiudere, ti chiediamo dove possiamo seguire il tuo lavoro, e sappiamo anche che hai un blog, Against Fashion, che è incentrato appunto, sì, sulla critica della moda. Quello è un altro settore che sarebbe il caso di riprendere un pochino, perché non esiste praticamente più, perché sulle riviste è tutto un po' un leccare i vari, certo, stilisti, perché sono quelli che forniscono i soldi della pubblicità su cui poi le riviste si mantengono, e quindi nessuno fa più critica. Allora il web è l'unico posto dove forse si riesce ancora a essere indipendenti, per cui all'incirca 5 anni fa ho aperto questo blog, che già dal nome dà un po' l'idea di quello che vuole essere, Against Fashion, no? Certo. Perché la parola fashion oggi è concepita non come la traduzione di moda, ma come un po' un antagonista, è un po' la parte di immagine della moda, no? Quello che tu vedi, l'esteriorità, mentre poi dietro ci sarebbe molto di più da raccontare. E allora lì io mi sono detta, voglio raccontare un po' il mio punto di vista, che poi vale uno, perché alla fine io sono una, però insomma, forse buttare qualche sasso nel web, magari qualche piccola onda viene creata. E devo dire che nel tempo sono arrivate molte, insomma, anche delle belle cose, insomma, gente che ha apprezzato questa cosa, altre che hanno criticato, ma d'altra parte era giusto, visto che io critico, certo, a maggior ragione è giusto che qualcuno possa criticare anche me. È un po' la storia del mio gusto, poi alla fine, perché io ogni post scrivo bello o brutto, la parte iniziale è sempre quella, perché definisco bello o brutto secondo me, cercando di non offendere mai nessuno, ma dando un parere, un'opinione personale che può essere o meno condivisa, sì. E tutto lì. Allora, noi, Adriana, ti ringraziamo per essere stata qui a Radio Design, e ovviamente per i prossimi lavori ci farebbe piacere anche magari averti per una seconda intervista, perché ci piace molto appunto il tuo punto di vista, quindi perché no un ritorno qui a Radio Design. Intanto ti ringraziamo, ci teniamo in contatto assolutamente, ti ringraziamo e grazie a voi. Anche a voi che ci seguite, e ci vediamo alla prossima intervista. Ciao Nicola e ciao a tutti. Ciao a tutti. E per chiudere ricordiamo appunto il podcast, lo possiamo sentire su, vedere in video su Facebook, su YouTube, mentre il podcast potete abbonarvi su Spreaker, iTunes, e tutti i client di ascolto di podcast, quindi seguiteci. Ciao. Alla prossima.